Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parlerò di soluzioni vere, soluzioni per il benessere a 360 gradi con l'ipnosi vera e professionale, l'ipnosi DCS, l'ipnosi del dottor Claudio Saracino che ha le sue radici a Los Angeles, a Beverly Hills, e che proviene direttamente dalla grandissima dottoressa Rina Brunini e dal grandissimo professor dottor Michelangelo Garà, i miei mentori, i miei associati, i miei veramente artisti dell'ipnosi, ragazzi. Io non ho mai visto qualcosa del genere nella mia vita fino a quando non ho incrociato nel 2008 questi personaggi, ok? Eppure avevo fatto tutto di più, letto, straletto, applicato, perché l'azione è una condizio sine qua non. Bisogna agire, agire per capire, bisogna viverle per capirle. Tutti i metodi di ipnosi conformista e commerciale che non arrivano minimamente a questo metodo, perché ricordati, l'ipnosi prima di tutto è arte, poi è scienza, e non tutti sono artisti. Detto ciò, molte persone si sono stancate di andare in giro, di provare tutto di più e di vedere sempre il loro problema, difetto, limite presente nella loro vita, dalle relazioni al rilassamento, alla felicità, alla gioia, alla salute mentale e fisica, a tutto, anche alla ricchezza, perché no, perché tutto è uno e uno è tutto. E a me dispiace, un signore, un personaggio famoso, una volta ha detto: se tu hai qualcosa che possa aiutare il prossimo, l'umanità, hai l'obbligo morale di divulgarlo, di diffonderlo. Ecco perché oggi, dopo circa 10 anni, da quando sono ipnotista professionale, un professionista dell'ipnosi vera professionale, e faccio parte dell'associazione Ipnologi Associati, dove ci sono diverse personalità e professioni, da medici a psicologi a psicoterapeuti eccetera eccetera, di fama e di livello internazionale, eccomi qua a diffondere questo metodo, perché noto che nel mondo su 100 soltanto uno sa che cos'è l'ipnosi vera e professionale. Mi dispiace dire queste cose, ma quello che noto è anche in Italia su 100 medici soltanto uno conosce l'ipnosi e sta comunque all'angolino, non è tanto pubblicizzata. Uno mi deve dire il perché i farmaci si pubblicizzano in televisione, sui social, in Italia, in tutto il mondo, mentre l'ipnosi tabù, anche se riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla stessa Chiesa nel 1847 con Papa Pio IX. Uno mi deve dire il perché, quando una persona, anche in Italia, non solo, va in ospedale, ma soprattutto in Italia negli ultimi anni si sta scongelando qualcosa, non sanno che esiste l'ipnosi che li può aiutare, magari insieme ai farmaci, magari insieme alle terapie tradizionali, magari insieme a tutto quello che gira attorno. Nessuno dice che devi rinunciare alla supposta, alla flebo, alla chemioterapia, al medico. No, tu puoi fare una cosa e l'altra, ok? Per cui il potere della parola, perché poi l'ipnosi, il mondo dell'ipnosi è vario e ampio anche lì, anche se i più seguiti nel mondo e anche in Italia sono Milton Erickson e Dave Hellman, poi segue Brian Weiss, Tom Silver, eccetera, eccetera, ma in realtà usano tutti l'ipnosi conformista e commerciale di Milton Erickson, l'ipnosi conversazionale, perché Milton Erickson, un grande medico, ipnoterapeuta, psichiatra di Palo Alto, che è morto nel 1980, aveva iniziato con questa ipnosi, all'epoca non era ben vista in America, negli Stati Uniti, discepolo, seguace, studioso di Clark Hall, come dicono alcuni, ma non essendo ben vista l'ipnosi negli ambienti medici ospedalieri, lui la girò a tipo conversazione, ok? Però non tutti sanno utilizzare l'ipnosi ericksoniana, perché lui aveva un modo di parlare, di dire le cose. Neanche la figlia pure fa ipnosi, però neanche lei arriva ai livelli del papà, ok? Mentre il metodo della dottoressa Rina Brunini, del professor dottor Michelangelo Garai, che sono i miei maestri,
dell'associazione di prologi associati, ha creato un metodo che può utilizzarlo anche il nonno, anche il pigro, anche l'idiota tra virgolette, perché è facile, anche se va imparato, va spiegato bene, ok? Tu mi dirai, ecco, è arrivato il guru che spiega, che fa, che dice, perché vuole vendermi qualcosa, bla bla bla. Non è così, ragazzi. Io prima di parlare, ripeto, non ci ho messo un giorno, ci ho messo 10 anni per mettere la mia faccia qui davanti a questi schermi, ok? Perché non avevo minimamente l'intenzione di mettere la mia faccia, per tanti motivi, perché ho tante attività in Italia e all'estero, ho una reputazione. Però avendo provato, testato l'ipnosi vera e professionale sulla mia persona, per cui io mi definisco un mentore, un che ha esperito, sperimentato, provato, praticato, toccato come San Tommaso, i benefici, i vantaggi, le soluzioni che l'ipnosi vera e professionale dà in ogni campo, io posso testimoniare sulla mia persona. Per cui non sono un guru, un insegnante, un maestro che conosce la materia ma di fatto non ha mai provato nulla di quello che predica su di sé. E nel tempo io per 10 anni, dicono i francesi, ok, ho provato su di me e su varie campi, dalle relazioni alla salute psicofisica, al dolore, ai limiti, alla ricchezza, a tutto, al lavoro, alle attività, allo stress, al rilassamento, tutto di più, per cui nessuno può dirmi che non ho veramente, che non sono convinto di ciò che predico. E oltre a me non mi sono accontentato come San Tommaso, perché io sono un San Tommasiano, se non tocco, se non vedo, se non abbraccio, non credo, ok? Perché sono stato tantissimi anni lontano da queste materie, perché mi facevano un po' rabbrividire, non ci credevo, avevo paura, tutto di più. Poi un bel giorno, grazie a un libricino di PNL, più di 20 anni fa, iniziai tutto il percorso e feci il viaggio del salmone, perché curioso andai al contrario per capire la mamma delle mamme, la fonte delle fonti, la verità delle verità, la parola, la mente dell'essere umano. Per cui esiste materiale a pagamento. Molti mi chiedono: perché dottore non vende il materiale, non lo pubblicizza, non lo rende disponibile a tutti? Io sto provando a creare una piattaforma su cui vendere, proporre e fare qualcosa, perché se regalo sono convinto che nessuno compra e nessuno fa nulla. Però ti posso garantire una cosa, è che oltre ai contenuti gratuiti che pubblico sui vari social, perché voglio aiutare la gente, come la famosa frase, ogni giorno da ogni punto di vista miglioro sempre di più, che molti si mettono adesso a ridere o hanno riso o hanno inzuppato il famoso biscottino, ti posso garantire che anche questa potentissima frase, con solo questa potentissima frase, che qui non sto a spiegarti da dove nasce, le radici, bla bla bla, tu migliori la tua vita da così a così, se e solo se segui la lettera e le istruzioni che io ti darò e ti do, e che a molti ho già dato. Oltretutto, come ti dicevo prima, essendo di estrazione santommasiana, essendo come San Tommaso, io ho provato poi 10 anni fa l'ipnosi vera e professionale, l'ipnosi DCS, su centinaia e centinaia di persone in Italia e all'estero, tra cui molti increduli, scettici, con risultati a dir poco strabilianti in tutti i settori, dalla depressione all'ansia, al panico, ai sensi di colpa, ai tic nervosi, ai dolori, all'insonnia, e chi più ne ha più ne metta, ok? Ripeto ancora una volta, non devi credere al sottoscritto, devi soltanto provare, iniziare, e poi se le hai provate tutte, che ti costa iniziare, cambiare sta vita, perché abbiamo una sola vita, ragazzi, se le hai provate tutte, hai sbattuto la testa al muro, come ho fatto io quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca tantissimi anni fa, negativo, il più negativo dei negativi, pessimista, depresso, con dolori al petto, attacchi di panico, ansia accelerata, tutto di più, mal di testa cronico, fumavo 3 pacchetti di sigarette, odiavo tutto e tutti, perché non capivo che nella mia mente, vittime di altre vittime, ma soprattutto la TV paura,
e TG Paura, le trasmissioni strappalacrime, mi avevano condizionato in negativo, mi avevano letteralmente condizionato in negativo, e aggiungo anche la musica di gente negativa che trasmetteva le sue esperienze nella musica, nel ritornello e anche nella mia mente. Ecco perché ero diventato una persona che non credeva più nella vita, eppure ero partito come a razzo all'università, da studente lavoratore senza una lira in tasca, con il collegio universitario in via Campi, RUM, residenza universitaria maschile per gente indigente, e con borse di studio perché andavo benissimo a scuola e lavoravo, mi facevo un mazzo così tutti i sabati, fine settimana e anche l'estate. Mi ricordo quando scendevo giù ero l'unico che aveva la faccia, le mani abbronzate e tutto il resto bianco, e mi vergognavo, no? A fine agosto rientravo nel Salento, io sono di Lecce originario anche se sono spesso all'estero, e mi vergognavo, però orgoglioso di aver fatto il mio lavoro, perché mi campavo da solo, non chiedevo nessuna lira, all'epoca non c'erano lira ai miei genitori, perché uscivo da una famiglia povera ma dignitosa, numerosa, 5 figli. Per cui, perché ti racconto tutto ciò? Per farti capire che se non avessi e non sperimentassi anche adesso, vedi, io sperimento, mi ipnotizzo H24, anche se sembra che io non sia ipnotizzato, io sono ipnotizzato H24, vivo di ipnosi, perché l'ipnosi, poi alla fine è una grande parola, è la mente che fa la differenza, guidata dal giusto metodo. E secondo la mia associazione, i Ipnologi Associati di Los Angeles, l'ipnosi è un rilassamento, ripeto le parole, riflettile, è un rilassamento della mente e del corpo, dove tramite suggestioni che sono parole si cambiano le immagini da negative in positive, nella ricchezza, nelle relazioni, nel sesso, nello studio, nello sport, in ogni cosa, in ogni dove, in ogni come. Io, ragazzi, ho speso un sacco di soldi. A un certo punto della mia vita, all'epoca non ero neanche un lettore, non leggevo, non mi interessava nulla, mi ripetevo sempre la famosa frase dei laureati: ho letto tanto in vita mia, perché devo continuare a leggere? Poi nel 2008 la mia vita è cambiata, leggendo, applicando, leggendo libri anche del 1600, 1700, 1800 sull'ipnosi, magnetismo, mesmerismo, chi più ne ha più ne metta. Puoi iniziare anche tu così, oppure se non hai voglia di perdere tempo, fare i miei stessi errori, eccetera, eccetera, e scoprire soprattutto un metodo unico al mondo, scrivimi e ti dirò come fare, oppure seguimi sui social. Oggi mi sono dilungato un po' troppo perché sto facendo un viaggetto, e prossimamente farò anche delle dirette, senza ma e senza se. Visita la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli cambia la vita. E visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. E ricorda, conclusione delle conclusioni, non credere a nessuna parola del sottoscritto, testa, prova. Anche a prescindere dal sottoscritto, vai, ti siedi presso un professionista dell'ipnosi della tua zona, vera e professionale, e inizi a cambiare la tua vita, come è successo a me tanti anni fa. Un bacio, un abbraccio e al prossimo video.